la connessione, andiamo avanti. Tu vai avanti. Sì, tanto resta registrato. Adesso siamo online e aspettiamo che ci siano, in teoria, nel giro di 2 o 3 minuti dovremmo avere quelle 30-40 persone con le quali di solito iniziamo e poi partiamo. Mi vedi i piedi così? Sì, al limite, ma ci sono. Ah, ok, vedo anche i commenti nel programma qua, dai, siamo già in 20. Aspettiamo ancora 2 minuti e poi iniziamo. Bene, bene, io dai, oggi facciamo un record di presenze, siamo già in 50. Allora, dai, forse Tite, se devi fare, vai un pelo più indietro. Dove hai il tappeto? Si vede meglio i piedi. Sì, però esatto, da lì. Ok, dai, ci siamo, possiamo iniziare. Allora, giusto 30 secondi, intanto che arrivano tutti da tutta Italia e anche fuori Italia. Allora, intanto vedo già che siamo tantissimi e vi ringrazio. Ringrazio soprattutto, beh, in primis la Tite che ha risposto al mio invito. Io Quindi, ringrazio tutti voi. quello è sicuramente la cosa più importante perché senza di lei non lo facevamo. E ovviamente tutti quelli che stanno entrando. Allora, l'idea oggi è di fare, come vi ho detto, un po' di attività con la Tite iniziale, 10-15 minuti di posizioni che adesso ci farà vedere. Ovviamente sono adatte anche a chi non ha mai fatto yoga, non conosce le posizioni dello yoga, quindi le farà vedere, le spiegherà. Andremo via con calma in modo che tutti abbiano la possibilità di correggersi e farle. Poi una parte centrale, vediamo 10 minuti, magari giusto 3-4 esercizi con me, più sul rinforzo, ma comunque lavoreremo anche con la Tite, vedrete che veniamo fuori sudati anche dal lavoro che facciamo con lei, almeno quelle volte che l'ho fatto io con lei, non sono mai tornato a casa proprio non affaticato. E alla fine ancora qualche esercizio con lei che per il finale della seduta. Quindi vedo che siamo già più di 100, Tite. E inizia tu, se devi dire qualcosa. Ripeto, ci servono, come abbiamo detto, il tappeto, chi ce l'ha il tappetino, Anche no. eventualmente anche no, la sedia, se ce l'avete una per un paio di per un esercizio che vi faccio fare dopo, non sono gli step up, quindi non sono le gambe, tranquilli. E quindi regolatevi un po' voi, ma insomma, si combina e facciamo tutto. Come dicono da queste parti, combini. Vai, Tite. Ok. Benvenuti, il mio compito è quello di farvi ritrovare l'energia che abbiamo tutti, anche se pensate di no, che bisogna andarla a prendere da qualche parte. Invece la ricetta dello yoga è proprio quella di avere fiducia e ricominciare sempre da capo dal nostro centro di gravità. Ed è lì che c'è sempre l'energia che riceviamo da terra, cioè da qua. Quindi iniziamo in piedi, e andate un pochino avanti e indietro, mettete le mani sull'addome e sentite la differenza se respirate dalla bocca e se invece chiudete la bocca e respirate dal naso. Scommetto che la vostra pancia si muove di più se respirate dal naso. Quindi da questo momento in poi si respira solo dal naso, perché c'è diretta comunicazione tra il naso e il core, il diaframma. Ok? Adesso sempre andando avanti e indietro tra le punte e i talloni, portate le mani a uncino, prendere. Sotto le costole a destra, le scollate e le tirate su un po'. L'altra, questa
qui a sinistra importantissimo. Non solo c'è l'altra parte del diaframma, ma c'è la milza, un filtro fondamentale anche per la respirazione. Quindi scollate. A questo servono tutte le posizioni di stiramento dei lati. Ok? Poi rilasciate. Di nuovo le mani sull'addome, andate avanti e indietro. Adesso sempre solo dal naso anche l'espiro. Andate in avanti con il peso sulle punte, sentite, respirate, pancia molle. Adesso andate indietro sui talloni, respirate, il retto è duro, ma qui potreste sprofondare con le dita delle mani ai lati dell'addome. Sì o no? Questo è un test molto importante che vi dice quanto in perenne tensione siete. Qui deve essere rilassato, qui ci deve essere il vuoto, ok? E adesso libereremo tutto e sarà fondamentale per poi esprimere la forza con Nick, ok? Seguite me, poche parole, emisfero sinistro, molto più visuale, emisfero destro, facciamo una Macedonia, ok? Facciamo i movimenti primari. Su, ginocchia piegate, spalle su, massima estensione, muovo le dita delle mani, muovo la testa come fanno gli indiani, muovo la pancia dentro, fuori, e poi anche avanti, accorcio tra qui e qui, adesso accorcio, giù le braccia, sempre guardate me. Indietro, massimamente corto. Adesso, per portare le spalle indietro e aprire, prima su le spalle, giù le anche, su le spalle, e adesso in fuori indietro. Indietro. Okay. Adesso mani su, le porto avanti. Spingo via, anche avanti, mani avanti, spalle avanti. E questo è il cane a testa giù. Giù. Ricomincio, più fluido. Su. Giù. Indietro. E in fuori. Spingo, rilascio. Ultimo. E cammineo. Exhale. Stiamo di fatto facendo i saluti al sole, così non dovete andare giù così, ma così fate già quello che serve. In fuori. Spingo e giù. Ok. Aggiungiamo side, quindi su, giù, indietro e in fuori. Push. Centro. Immaginate sempre di avere una palla. La palla del vostro addome continua in una palla sempre più grande che avvolge tutto. Quindi, eccola qua. Adesso più piccola, più vicina. Adesso la palla la sposto di lato. Quindi stirerò questo lato. Quindi quest'anca va giù, mentre la spalla va su, ok? Stiro. Sentite, l'addome di qua è duro, giusto? Di qua, molle. Stiamo massaggiando in modo da liberare i blocchi. Torno avanti, su e giù.
centro, dall'altra tiro la palla, stiro, muovo le dita delle mani, posso muovere la testa, muovo la pancia, qua duro, qua molle. Torno al centro, sempre dal centro, in massima estensione dietro, in massima estensione avanti e poi giù. Ok? Raccolgo. E guardate sempre me, eh? Ok. Adesso lo facciamo... guardate me che sono brutto da vedere. No. Adesso esageriamo, andiamo a finire il gesto. Tiro, pilato, e adesso spostate il peso sulla gamba e mettete in punta di piedi l'altra. Si forma un arco, vedete l'arco? Massima estensione. Muovo le dita delle mani, punta del piede, potrei anche sollevarlo. Ok? E poi torno. Pull, sono come appeso, è un pull up, ok? Giù, torno al centro, di qua, prima il tronco, l'addome, tutte le azioni nascono dall'addome, ok? Adesso sposto il peso, creo l'arco dai piedi alla punta delle dita e le mani, che si allungano e possono muoversi, ma sono rilassate. Questo è rilassato, questa spalla è rilassata. Ok? Torno al centro. Su, pull up. E giù. E centro. Ok, abbiamo fatto su, giù, dentro, fuori, side, side, manca twist. Palla. Ok. Dall'addome, non dalla testa, non dalle anche. Giro la palla dall'addome, quindi sarà poco. Poi il tronco sopra. Poi allargo le braccia. Muovo le dita e le mani. Adesso posso anche girare, spostare il peso sulla gamba davanti e l'anca va indietro. Ma attenzione, sentite le ginocchia piegate. Ma vigili, ok? Non so se sentite i quadricipiti. Ok, torno al centro da sotto. Questa rimane qui, questa raccoglie. Chiudo la palla, apro la palla, torno al centro. Ok, palla dall'altra. Dall'addome, non dalla testa, non dalle spalle, non dalle anche. Quindi è poco. Poi il tronco. Poi apro. Guardate sempre avanti me. Ok. Stabile al centro. Adesso posso girare anche le anche. Vado su una gamba sola. Sento il quadricipite lì. Ok. Apro, 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 torno da dietro avanti, da sotto, raccolgo, chiudo, anche avanti, ah, dietro e ritorno. Ok, andiamo a farli più grandi, squat, raccolgo. Raccolgo, raccolgo, porto su e spingo via. E di nuovo, raccolgo, squat, raccolgo su e spingo. Potete fare tutto questo circolo, che è un circolo fatto a otto, è una combinazione di circoli ad otto, li potete fare anche con le dita,
E con i polsi chiudo le dita, apro le dita. Io sento tanti croc, dite. Bellissimo! È la prova del 9. E poi si dovrebbe sentire tanto calore senza il cuore che accelera. Ok? Bene. Squat. E adesso potete aggiungere la testa. Quindi testa su, testa giù, testa su. Attenzione però, perché con la testa può girare la testa se il collo è ancora contratto. Ok? Quindi la testa è l'ultima che si muove. Ok, centro. Ok. Side. Da un lato. Okay. Passiamo con la mano, invece di passare da sopra, adesso passiamo da sotto dallo squat. Tri, 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 su. Giù. Dall'altra. Scocca la freccia. Vado di nuovo giù. Torno al centro. Su. Ok. E giù. Adesso torsione. Raccolgo la palla. Giù, squat. Se no dite che non abbiamo fatto gli squat. Poi twist. Apro. Guardo dietro. Riguardo avanti. Raccolgo. Torno alla pancia. Giù. Giro il pallone. Lo alzo, lo apro, giro la testa, ritorno con la testa, torno giù per tornare al centro, su, spingo giù per tornare su. Ok, tutto bene? Shake legs? Beh, no. Come va? Siete caldi? Io quanti sì. Minuti, quanti minuti sono passati? Guarda, sono 10-11 minuti. Ok. Allora facciamo il saluto alla luna anziché al sole, troppo facile. Ok, adesso che siamo caldi, saluto alla luna. Inizia dallo squat, quello che abbiamo fatto prima. Raccolgo nello squat. Squat. Poi giù le mani, di fianco ai piedi, testa giù, ginocchia piegate, non importa, ma la testa alle ginocchia. Poi testa su, stiro le braccia, porto il peso sul ginocchio sinistro, sulla gamba sinistra, stacco il piede destro, allungo la gamba destra dietro, non alta, dietro, sto, 1, 2, 3, metto giù la punta del piede, ginocchio piegato, e dove siamo? Nel lunge, peso su entrambi le gambe, prima testa giù, poi testa su, anche in avanti, punta delle dita nelle mani, sento che posso staccare. Lunge. Ok? Torno giù, anche avanti. Torno giù con le mani. Mano esterna al piede va interna. Pivoto dal tallone. Piede in fuori, ok? Testa su, testa giù, testa su, testa giù, metto giù il ginocchio e posso andare oltre o stare qui e continuare, testa giù, testa su, ok?
push up. Torno su con la testa, torno su col ginocchio, raddrizzo il piede, mano all'esterno. Ok, plank. Adesso posso fare il push up o con le ginocchia su o con le ginocchia giù. Con le ginocchia su, è chaturanga. Con le ginocchia giù, i piedi su, è fronte, naso, mento, petto, pancia, piedi, tutto. Prono. Sollevo le mani, metto giù i gomiti davanti. Questo è il cane a testa su per i comuni mortali, per non farsi male alle lombari. Gomiti giù, pugni avanti, respiro dalla pancia e dal naso. Piedi giù, tutto giù. Ok? Poi stacco i gomiti, sto su, mani qui, punto i piedi, punto le ginocchia, bacino in sotto, push up, gobba, punto i piedi, ale, cane testa giù. Mi guardo l'ombelico. Respiro dal naso e guardo che si muove la pancia 5 volte. 1, 2, 3, 4, 5. Guardo avanti. Alzo i talloni e cammino in punta di piedi il più vicino possibile alle mani. Giù i talloni, squat. Ok. Mani giù, testa giù. Squat. Su. Testa giù. Adesso testa su. Peso dall'altra parte, cioè sulla destra. Stacco il piede sinistro. Allungo la gamba dietro. 1, 2, 3, 4. Piede giù. L'altro, plank, push up, chaturanga, collo del piede giù, buco fuori, cane a testa su. Gobba, cane a testa giù. Stacco il piede destro, porto il piede destro avanti senza sollevare la mano. Piego il ginocchio dietro se necessario, bacino in avanti. Piano, stacco le dita delle mani, sento che sono in controllo, sono al centro. Lunge. Bacino in sotto, torno giù con le mani. Push up, da una gamba sola, testa su, testa giù, testa su, testa giù, testa su, mano all'esterno viene all'interno, tallone si gira, gira il piede all'esterno e il ginocchio ovviamente. Qui decido cosa fare, o sto qui, continuo testa su, testa giù, testa su, testa giù, oppure push up. Torno su, piede diritto, mano all'esterno, testa giù, gobba, cane testa giù. 1, guardo l'ombelico che respira, mi viene fuori. 2, 3, 4, 5. Avete visto l'ombelico? Spero. Guardo avanti, perché vuol dire che non avete tirato la pancia in dentro. E quindi la pancia è libera di respirare. Cammino avanti.
in punta di piedi, rimango in punta di piedi, 1, 2, 3, 4, 5, talloni giù, squat. Okay. E per tirare giù le mani, mi tiro su i piedi, pull up, ok, al centro, mani sull'addome, ascolto, è più libera la pancia, spero, ed è lì la nostra fornace, Dandien, Ara, Kanda, la fornace della nostra energia che adesso applicheremo con Nicola. Namaste. Adesso già faccio ingroppare io la pancia. Grazie, Peter. Allora, adesso, adesso andiamo avanti, facciamo 10 minuti, dopo altri 10 minuti con te. Lo schermo che vedessero meglio solo te, solo che ho paura di far saltare tutto, quindi anche perché non sono un bel esempio queste robe qua, quindi ho bisogno, sono un po' indurito e infatti dobbiamo farne di più. Allora adesso facciamo i soliti 2 circuitini, così facciamo un po' di fatica. Oggi lavoriamo tanto sul core, quindi mettiamo insieme quello che ha fatto la Tite, un po' il riscaldamento che abbiamo fatto, la mobilità che abbiamo fatto con gli esercizi che facciamo adesso. Iniziamo con un primo circuito con 3 esercizi, anzi, sì, 3 esercizi, cioè plank normale, quindi in tenute isometriche, i piegamenti sulle braccia, qualcosa abbiamo già fatto, ne facciamo un po' di più, e poi i dip, quindi prendetevi una sedia o 2 sedie, poi andiamo ad appoggiarci dietro e facciamo un esercizio. Allora, iniziamo con 30 secondi di plank intanto, andiamo giù, posizione, ormai la conoscerete, mi vedete un po' tagliato, ma cerchiamo di non cedere col bacino, un po' di riscaldamento l'abbiamo fatto, sedere lo teniamo al limite un po' più alto nel dubbio, piuttosto di creare iperlordosi e sentir fastidio sulla parte lombare, e teniamo la posizione, teniamo 20 secondi e gli ultimi 10 stacchiamo prima un piede, 4-5 secondi, e poi l'altro piede, altri 4-5 secondi. Sempre controllare bene gli addominali, non cedere col bacino, non ruotare, continuare a respirare. E andiamo a fare i piegamenti sulle braccia. Chi li fa abitualmente, li può fare solo in appoggio sui piedi, chi magari è la prima volta, come diceva prima Tite, piedi, ginocchia a terra e il piegamento sulle braccia. Andiamo a appoggiarci bene sui piedi con le mani abbastanza larghe, quindi non sotto le spalle, ma prendiamole un po' più larghe e facciamo 10 volte. Via, 2, anche qua attenti a non cedere con gli addominali e la posizione in plank resta sempre identica, la teniamo. Se iniziate a sentire fastidio alla schiena, ci fermiamo un po' prima. Nove e 10. Spremiamo la sedia o rialzo quello che avete. Se ne avete 2 meglio, così le prendete un po' più larghe, altrimenti prendetela sull'esterno, sulla parte esterna. Teniamo le mani, stacchiamo il sedere, lo portiamo un po' più avanti. Ginocchia dritte, se volete fare un po' più fatica. Piegate se volete far meno fatica. Da qui andiamo a scendere, attenti alle spalle, chi ha problemi alle spalle, spalle lussate, magari questo lo evitiamo, oppure scendete molto poco, e ne facciamo 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e torniamo in plank. Facciamo 2 giri di questo, me ne risparmio uno che dopo vi faccio provare 2 esercizi nuovi. Andiamo in posizione di plank. Adesso invece di starli fermi comodi, stacchiamo un piede,
e cerchiamo di portare il ginocchio verso il gomito, quindi su, 2, 3, 4, facciamo 5 volte, appoggiamo il piede, teniamo la posizione di plank e 5 volte con l'altro ginocchio, 2, 3, 4, 5, teniamo la posizione di plank e adesso 5 volte su e giù, 1, 2, 3, 4, 5. Riposiamo un secondo, sciogliamo un po' le braccia e andiamo a fare i 10 piegamenti. Ancora, chi li ha fatti con le ginocchia li fa con le ginocchia, chi li ha fatti senza appoggia solo i piedi. Mani larghe, non troppo avanti e andiamo a lavorare giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. È l'ottava lezione, facciamo meno fatica rispetto alle prime, più o meno. Sedia. Attenzione a non scivolare, a non farla scivolare indietro. Anche qua, piedi lontani, schiena deve rimanere abbastanza dritta, quindi non avanti, non così, ma schiena che va quasi perpendicolare a terra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E anche dorsali e tricipiti li abbiamo fatti. Adesso esercizio per adduttori e abduttori, quindi interno coscia, esterno coscia, glutei. Andiamo a stenderci in appoggio laterale. Da qui pieghiamo le ginocchia circa 90 gradi, appoggio sul gomito. La posizione di plank laterale che abbiamo già fatto, che sarebbe questa, la modifichiamo leggermente e la facciamo dinamica, quindi ginocchia piegate, da qui andiamo su. Chi ha abbastanza forza può farlo in appoggio solo sul piede, quindi a terra col bacino e su. Terra, su possiamo aprire anche l'altra gamba. Ne facciamo 10 per lato, 4, 5, 6, 7, se la vogliamo rendere più dura basta non andare a toccare il pavimento ogni volta, 9 e 10, cambio lato e ne facciamo 10 anche di qua. Ginocchia un po' piegate, in appoggio sul gomito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E qua abbiamo lavorato tutta la parte esterna, laterale, sia gli addominali, gli obliqui, che la parte di glutei. Ultimo esercizio e poi torniamo alla tite. Questo esercizio per gli adduttori dipende molto anche dal peso della persona, quindi eventualmente vi dovete aiutare con l'altra gamba. Utilizziamo la sedia. Una gamba la tenete libera, quella più, diciamo, più bassa, la tenete vicino al pavimento, l'altra la appoggiamo sopra. Da qui l'obiettivo è quello di alzarci, giusto, e ne facciamo 10 anche di questi. Chi sente che sta lavorando troppo intensamente può aiutarsi con l'altra gamba a terra, quindi tenere l'appoggio. Però il lavoro deve essere fatto sulla gamba che abbiamo sulla sedia, non con l'altra, altrimenti facciamo lo stesso esercizio di prima.
Quindi su, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Dovete sentire lavorare molto gli adduttori e un po' anche la parte degli addominali obliqui, laterali. Cambio, giriamo dall'altra parte, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e ripetiamo questi esercizi qua ancora una volta, poi tornando alla tite. Quindi sempre lateralmente, gomito a terra, via, uno, due, tre, sfiorare il terreno ogni volta, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Abbiamo lavorato bene con gli addominali. Cambio lato, oggi sono tutti i lavori di rinforzo laterale, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Torniamo alla sedia. Sempre senza recuperi, sul piede, gomito a terra, alziamo il bacino, uno, due, tre, quattro, attenti a non ruotare anche qua, col bacino, sei, sette, otto, nove e dieci. Ultima serie. Ci giriamo con l'altra gamba, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ok, sciogliamo un po' le gambe, facciamo un po' delle rotazioni anche a terra. E poi Tite, ti ridò la linea per gli ultimi 5-10 yes. minuti, un po' di faticamento con lei. Vai, tutto tuo. Bene. Allora, ci mettiamo seduti. Siete fortunati che siamo già seduti, perché se era da andare da in piedi a seduti senza mani era un altro lavoro. Ok, da seduto. Alzare, non prossima volta, dai. Ok, sui gomiti, sui glutei, gomiti, alziamo le mani, alziamo le gambe e faremo 20 circoli, anche ginocchia, piedi, mani, polsi, i gomiti, 20 esterni, 20 interni. Pronti? 1, 2, 3, via. Sempre più grande, ma che va fino alle dita dei piedi, alle dita delle mani. Dite, ci danno dell'associazione a delinquere, eh? Rapido. 20, dall'altra. Ma... È un bel lavoro per gli addominali anche questo, eh? Già! C'era il barbatrucco, c'è sempre nello yoga. Viene fatto tutto come se non fosse niente. Eh sì. Però si scuda. Ok. Adesso, ginocchia incrociate avanti, ma non alla maniera yogica, che è difficile.
ginocchia avanti, solo le caviglie incrociate davanti, non so se mi vedete, sì, così. E ricominciamo. In sotto, allungo la schiena, toccatevi la zona lombare mentre siete così in avanti. Non dovreste essere in grado di pizzicare la zona lombare, vuol dire che l'abbiamo estesa. E quella è priorità number one. Okay, quindi accarezzatevi la zona lombare dietro, poi venite in avanti, vi estendete, push avanti, fuori, in sotto, vengo su, apro, sollevo, ciao. Cambio l'incrocio. Come è, ciao? Vai, vai. Continua. Ok, vai in avanti. Vado dietro con le mani. Mi accarezzo la zona lombare. Pizzico? No? Bene, buon segno. Vengo in avanti, sfioro i lati della schiena. Incrocio, vengo avanti, spingo lontano, torno giù, indietro, apro, vado indietro. Si staccano da soli i piedi, no? Eh sì. Ric, sto così, addominali. Ric. Di nuovo, su, faccio l'otto e avvicino sempre di più. Vedete, c'è chi è convinto di aver forza, poi fa due robe con la tita e si rende conto invece di essere una schiappa. Ok, riappoggio i piedi perché sennò c'è la rivoluzione. Di lato, dai che ci tocchiamo, tite. Vengo okay. Di là. Avvicino i piedi, scendo con tutte e due le mani, rilascio le ginocchia, scendo, guardo dietro, guardo di nuovo avanti, inspiro, risollevo le mani come una navicella spaziale, vado avanti, dall'altra. La navicella spaziale a terra. Pum. Guardo dietro, scendo, risalgo, la navicella spaziale sale, scorre, dietro le mani, avanti le mani dietro la schiena, si staccano i piedi, cambio l'incrocio, atterro al centro, dall'altra parte side. Ok, stacco, mi abbasso, torsione, guardo dietro, guardo avanti, mi estendo, torno giù a recuperare le mani, si sollevano, scorro avanti, suono il pianoforte, riatterrano le mani, giro tutto, giro lo sguardo, su, estendo, poi di nuovo giù, recupero le mani, suonano il pianoforte, si alzano, torno al centro e al centro. Ok, ultima cosa, apro le gambe, senza mani, una piede vicino agli inguini, l'altro piede, quello che posso senza mani, quindi può essere anche ancora qui, ok? Bene, mani dietro, spingo in su, il sedere giù, su, il sedere giù, ritorno, scorro le mani ai lati, avanti,
tornano le mani. Ok, ultima roba, il bridge. Ok, mani qua, piedi, sollevo, tabletop. Ok, nello yoga è Purvottanasana, spalle in avanti, ok, torace su, per ultimo, si stirano le gambe, entrambe, piedi uniti, punta in avanti, voi potete rimanere in tabletop, chi fa yoga prova, la testa va indietro ma le spalle rimangono avanti, uno, due, tre, quattro, cinque, torno a guardare avanti, e piano, vado in Dandasana. Dandasana sarebbe per voi seduti, gambe distese, palmi che spingono giù, perché così mi alzo, ok? Chi vuole, push up, sollevo il sedere, sollevo una gamba, sollevo l'altra. Torno giù, ok. Adesso sono veramente rilassato per poter fare il sostituto delle posizioni invertite sulle spalle, che per noi è la posizione più rigenerante, più post-sforzo che esista. E noi la facciamo come preparazione per tutti. Quindi senza mani, spingo i piedi giù, gobba e vado con la schiena a terra. Muovo le dita e le mani, respiro, respiro. Non crollo, piano piano, leggero, non devo far rumore. Ok, mi vedete? Nick, mi vedi? Sì, sei inquadrata tutta, sì. Ok, bene. Come sempre, anche in questa, la prima cosa che si muove, pancia. Quindi, la prima cosa... La posizione è sulle spalle, non è sul collo. Quindi la prima cosa da imparare è andare sulle spalle e staccare il collo. Quindi braccia su, palmi uniti, spingo i piedi, porto sempre più su le mani mentre va su la pancia. Adesso siete sulla testa e non sul collo. Okay. La testa o le spalle, sì. Diciamo quasi sulla spina dorsale. Ok, adesso piano ritorno giù. Tornano giù le mani. Adesso, quando si alzerà la pancia, andrò in sotto con le mani, intreccerò le dita e le mani e spingo le mani giù, come dei pugni che spingono giù per terra, ok? Quindi, raccolgo. Porto sulla pancia, la pancia quindi si gonfia, non è dentro, va su, intreccio le dita delle mani, quindi è poca fatica nei quadricipiti, sono gli addominali, che non lavorano solo quando vanno dentro, ma anche quando vanno fuori. Ok, intreccio le dita delle mani, vado prima su un braccio, poi sull'altro, dondolo un pochino per cercare... il più possibile di andare sulle braccia e sulle spalle. Intreccio le dita e le mani, spingo i palmi in sotto, spingo il dorso, il bordo esterno delle mani giù. Mi guardo l'ombelico. Respirare. Non respira tanto, ma respira. Okay. Non si manda più che respirando, Tite. No, dal naso, dal naso porta subito calma. Ok, terzo. E qui andiamo veramente sulle spalle, perché per ora siamo solo anche sulle braccia. Ok? Libero le mani. Tengo lì i gomiti dove sono, che sono sotto il bacino. Se è vero che sono ancora sotto il bacino, che spingo giù, ok? La mano fa così, cono, e ad ancora, a ferro di cavallo, va sotto
sotto gli ischi, sotto il bacino, e fa da seduta al bacino. Tant'è che, guardate, non sono tesa così, ma mi siedo sulle mani. Adesso sono sulle spalle. Okay? Questa è esattamente la stessa posizione come fare sulle spalle. Okay? Solo che è per tutti. Respiro dal naso. Chi vuole distende anche le gambe. Unisce. Setubandha Sarvangasana. Sentire il collo che si allunga, anche se il mento sta in sotto. Poi torno indietro. Adesso spingo i piedi, così sale il bacino, mi libero le mani. Libero le mani. Piano, srotolo la colonna. Ok? E adesso, per compensare, la zona lombare che non dovreste sentire, ma capita che si faccia sempre un certo arco, sollevo le gambe, abbraccio le tibie, non spingete le ginocchia verso il centro, spingete le tibie verso le ascelle, se mai. Okay. Adesso libero le mani, inspiro, testa viene su, trattengo la tibia sinistra, stiro la gamba destra, ma non la metto giù. Okay? Adesso porto la tibia il più possibile, il ginocchio verso l'ascella, mentre va giù la gamba stesa e va giù la testa. Torno su con la testa, libero le mani, entrambe le gambe, cambio gamba, cambio tibia, stiro la gamba ma non la metto giù, okay. Ginocchio all'ascella, gamba giù. Respiro, sento la pancia contro la coscia, che si massaggiano. Porto di nuovo sulla testa, libero, entrambe le ginocchia. Metto giù la punta dei piedi, vengo su piano piano spingendo le punte dei piedi, non i talloni. Ok. Braccia e gambe aperte, l'altro piede per primo, lo richiamo, poi l'altro. Okay. Avanti. E finiamo con il procedimento inverso. Dalla schiena, massaggiatevi la schiena, sentite che è libera. Vengo in avanti. Dorso delle mani si incontra, poi verso il cuore, poi verso la bocca, poi verso l'alto e apro. E di nuovo, avanti. In dentro, avanti, in fuori, avanti, e adesso apro, sì. Creste liache indietro, non così, rilassate, tuff, passo indietro, socchiudo gli occhi, bocca, immaginate di chiudere con un mudra che faremo una prossima volta, chiudere con le dita le mani, invece lo fate col pensiero, chiudete bocca, occhi, come se ci fossero delle mani che vi chiudono bocca, occhi, orecchie e parzialmente anche il naso. E poi piano riaprite gli occhi.
rilassate tutto. Ultimo, ritorno alla vita. Spingete, mettete giù le mani, sollevate il sedere, venite in avanti col peso, anche se siete così, eh? Uno, testa su, due, testa giù e sollevo di più il sedere. Uno, giù, tre, giù, quattro, giù, cinque, giù, sei, giù, sette, giù, otto, giù, muovete la bocca, gli occhi, e dieci. Su e piano riportate la palla. Staccate le mani, portatele avanti, aperte e poi tornano. Piano piano socchiudete gli occhi e avvicinate le mani, ma senza toccarle, sentite se sentite differenza di temperatura, se le sentite che emanano calore. E poi piano atterrate le mani sulle ginocchia. E poi polsi. Cresti bianca indietro, pancia libera. E sentite se i battiti si sono calmati istantaneamente e se potete respirare pochissimo. Questo è lo stato meditativo. Ok, apriamo piano gli occhi e siamo pronti per qualsiasi cosa. Namaste. Vieni. Grazie a te. Grazie a tutti. Grazie. Adesso grazie a tutti, grazie a tutti. Senza mani ci riportiamo in piedi, come ci ha insegnato con il flow. Esatto. Dai, mi sembra che sia andata bene. Io vorrei la prossima volta mettiamo la webcam accesa sulla faccia di tutti, perché voglio vedere le sofferenze di tutti quelli che fanno le posizioni per le prime volte. Avrete sentito rumori nuovi, articolazioni nuove, muscoli nuovi. Sì, sì, sì. Fatemi sapere se era troppo. Sì, dai, grazie ancora a Tito e grazie a tutti. Ne organizzeremo ancora. Grazie Nick, grazie mille. A presto. Ciao.